Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lorenzo Fabbri, che mi chiede di parlare del film Rob Roy, produzione inglese di Michael Canton Jones, diretto del 1995, con un cast enorme da Liam Neeson a Tim Roth a Eric Stoltz, Jessica Lange e Brian Cox. Allora, rifacimento di un film del 54 hollywoodiano, questa volta prodotto invece fra la Scozia e la Gran Bretagna. È la storia, fra il mito, la leggenda e la realtà, di questo Rob Roy, appunto. Siamo nel 700 in Scozia. Robert Roy MacGregor è a capo di un clan scozzese, appunto delle Highland, che è impoverito chiaramente dalla crudeltà e dall'avidità degli inglesi, che, visto il suo modo di volersi ribellare, insomma, fu infamato, fu cacciato come fuorilegge tutta la sua storia fino alla sua grazia. Alla fine è interpretato benissimo da un Liam Neeson in grandissima forma, costumi e scenografie sono veramente eccellenti, niente da dire. Il film è molto buono. Qui il film ha un ritmo avventuroso, ottimo il duello veramente finale, è un Tim Roth meraviglioso con quel parruccone. È un film che, appunto, nel descrivere questo personaggio, mettendo la storia con l'S maiuscola, mescolandola a un certo tipo di menzione, appunto, per portare avanti un tipo di mito e leggenda, riesce in alcuni punti a entusiasmare proprio per la sua gran messa in scena. Michael Canton Jones qui gira un film con mestiere, le scene d'azione sono tutte ben fatte, le scene di massa ugualmente, ripeto, aiutato da un cast comunque ben diretto, da una fotografia eccellente e da una serie, appunto, di costruzioni dell'epoca che lasciano da tratti a bocca aperta. Quindi un film che mi sento veramente di consigliare a chi ama, insomma, i film storici, i film di avventura, i film cappa e spada, perché il film è quasi una resurrezione dei film, appunto, anni 50 hollywoodiani, anche se qui si tende evidentemente ad allungare un po' il brodo. 140 minuti sono un po' tantini, magari una decina, 20 minuti in meno non sarebbero stati male. Di sicuro non un capolavoro, di sicuro però un film di quelli andati a scomparire quasi completamente, che invece merita, proprio per chi ama un certo tipo di film epico, un certo tipo di film avventuroso e anche storico. Ripeto, Liam Neeson un grande attore, qui lo dimostra un'altra volta. Michael Canton Jones un regista di mestiere, qui lo dimostra un'altra volta. Probabilmente con un regista con una mano ancora più possente avremmo assistito a un film ancora migliore. Non che così comunque il film non sia buono, anzi, un film che si guarda molto volentieri e che, insomma, per chi, come ho detto, ama il genere, è assolutamente imperdibile.